Wattai a tutti ciurma e benvenuti a Reggio Green in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Final Season. La volta scorsa avevamo iniziato l'episodio 2, purtroppo ci hanno praticamente cacciati via ragazzi dalla scuola, ci siamo ritrovati in una situazione assurda dove abbiamo rincontrato un personaggio della prima stagione e ritrovandoci a combattere contro dei non morti ragazzi a quanto pare abbiamo incontrato un essere umano travestito da zombie, la cosa mi incuriosisce non poco. Per cui andiamo a continuare. Qualcuno di voi mi ha detto che nel fumetto effettivamente esistono delle persone travestite da zombie, hanno anche un nome, se non sbaglio si danno anche un nome perlomeno, adesso non mi ricordo quale sia, per cui perdonatemi. Eccolo qua. E lui ragazzi, ah minchia, è vero, è già era stato ferito, l'avevo dimenticato. Che cosa? Che sei un medico? Che sei? Sì, ma hai intenzione di dirmi qualcosa o stiamo qua a guardarci in faccia? Get the shrapnel out. Me? I'll keep him still. Ma perché devo farlo io, scusa? Oh, Gesù. Oddio. Io pensavo sarebbe stato meglio, sapete, passare prima il coltello tipo sulla fiamma, tipo per sterilizzarlo un minimo, perché così porca vacca siamo ai limiti dell'igienico, però vabbè. Direi di darci da fare, ragazzi. Oddio. Mi ha preso tipo, non dico di striscio perché gli si sono ficcate nella pancia, però almeno non sono troppo in profondità. Scusa. Ok, dai, l'ultima. Forza e coraggio, IJ, resisti. Trying not to be loud. It's okay, AJ. Just breathe. Put your hands there. Stop the bleeding. Madre mia. It's okay, AJ. He's just gonna patch you up. A nuovo. Lo starà tappezzando con. It's enough. For now. Con del nastro isolante, tipo. O del semplice scotch. Oh, easy. Where's our stuff? My gun. We lost it, buddy. Lewis got shot. I saw. They saved us. Beh, yeah, they did. Più o meno sì. It sucks. Già, sono d'accordo, però adesso che possiamo fare? È freddo, vero? Dai, acceso il fuoco, non ci resta che portarlo vicino al fuoco, ragazzi. In questi casi penso che la cosa migliore sia restare al caldo. Almeno credo. Ok. I didn't mean to endanger you. The walkers were sent to help you. In che senso? You sent the walkers? What? Was part of a group. Call themselves whisperers. Eccoli là, i sussurratori, sì. They've learned to live in herds, among walkers. Move among them. Sometimes guide them. Why are you alone if you are part of a group? They attacked a community, saw the carnage. Didn't want to be part of it. Ancora tua maschera abbastanza inquietante. Hungry. Oh, tesoro, lo so. Oh. Eat. Both of you. Accetta, scusa, grazie. Thank you. È stato molto gentile. In fondo. Possiedi il mele, è stato gentile, infatti. Been a while. Since. I've said it.
Ah, beh, meno male, sa di fatti vedere in faccia, per favore, perché c'è. Cioè, quella maschera fa abbastanza schifo. James. Che bel tipo, eh? È Why did you help carino. us, James? The people who attacked you. What do you know about them? Quasi nulla, effettivamente. Quasi nulla. Hardly know anything about them. Già. You know they attacked you. They'll attack again. Yeah, they said as much. They're at war up north. Their entire community against another. Minchia. It's why they take people, to make them fight, train them, use them. You would join their war. That's horrible. Yes. That's why I helped you. Grazie Thank you. allora. Mica riesco a precedere le battute. Che Wait. bello. Throw it. Distract him. Works just as well. And nobody gets hurt. Not Bene. us. Lancia il Not him. sasso, lancia il sasso. Proviamo a dargli ascolto, no? Saprà quello che fa. Molto meglio. Thank you. Ma figurati, grazie a te. È lui che ci ha aiutati. Ci ha dato la mela, ci ha insegnato un altro metodo per disfarci degli zombie. Sei fantastico. It was difficult to send the herd in to save you. I didn't want them to die. So, James, do you just hang around in the woods, saving random people? After I left my group, I wandered. First time alone, ever. Wow, bella Saw esperienza, war everywhere. First against walkers, then against each other. Hoped it would be better here. Non so se c'è Where un are you from? meglio, effettivamente. Here? Or somewhere far away? Sono nata in Georgia. Georgia. Long way from home. It feels like forever ago. It was. Sì. So, where are you from? Washington. Oh. The city or the state? The city. Dad ran a food truck. I helped. Minchia, ragazzi, sapete le infezioni. His wound will need proper cleaning and medicine. If you're lucky enough to have any. Purtroppo the temo school has proprio di no. medicine, but I don't think they'll share it. That's why those people attacked you, isn't it? To get to that school. Esatto, sì. They'll destroy whatever they find. Bring more guns, more fighters. Take everyone inside. Bene. They won't be able to fight them off. Figurati. You need medicine. You have to go back, or you'll lose him. Lo farò per AJ. I'll go back. Convince Effettivamente. them to help AJ. They'll take us back once they see him. They wouldn't turn AJ away. Sì, ho un po' di dubbi, sinceramente, al riguardo. No. I'll help you get back, past the walkers. A few more hours and we'll go. Ok. That's a few Grazie, eh. hours for you to sleep. Se ci riesce, povera Stella. I'll stay awake. You don't have to. Che tenero sto tipo, ragazzi. Molto dolce. Sleep. I'll keep watch. Ok, buonanotte. Mi Okay, fido. I will. Speriamo in bene, What ragazzi. about you?
Don't need it. Not tonight. Rest well. Speriamo bene, ragazzi. Good night. Chissà che succederà adesso. No, mi sembra abbastanza sincero il ragazzo, per questo ho deciso di fidarmi. Non mi ha puzzato di marcio, praticamente. Boh, speriamo in bene, cioè, tornare alla scuola, dopo che ci hanno cacciati, oddio. Un po' di dubbi. Si è stato. Is he awake? Yeah, he's so hot. I can carry him. You're exhausted. No, I've got him. No, non credo, Clem. Ho i miei dubbi. Ok. Ah, ci siamo quasi, siamo praticamente arrivati. Cerca di resistere. Forza e coraggio. Non lo so, c'è qualcosa che non va. Adesso sì che un po' la situazione mi puzza, più che tipo la situazione in sé mi puzza. Almost there. Sarà successo qualcosa? Probabilmente sì. No, no! Violet, Louis, they came back. Minchia, speriamo bene. Look, you live out there alone, right? You could stay with us. Eh sì. Piuttosto che restare separati, soli. Not ready. Ma perché no? Ma dove vai? Oh, che sta per succedere? Mi sta vibrando il pad. Oddio, che sta per succedere? I can't keep carrying you. I'll be inside soon. Rest now. Oddio, Luis adesso ce l'avrà con noi. Che già ce l'aveva con noi. Vi prego, aiutateci. Vi prego. Shit. Is he? He's alive. He was shot. He's got a fever. Come on, let's get him inside. Oh, grazie. Grazie. Meno male, raga. Clem ha qualcosa che non va comunque. It's okay, buddy. I got you. Minchia, vedi? Tutto questo sarebbe potuto evitare se ci avessero tenuti lì alla scuola, ragazzi. Cioè, è successo sto casino per poi ritornare qua. A sto punto tanto valeva restare qua. Let me see. I have what I need upstairs. Come on. Oh, meno male. Senza medicine, ragazzi, è spacciato. We? It's a long story. Forza, forza, oh, agite, fate qualcosa. Oh. He's running a fever. Body's trying to fight infection, poor little guy. Ruby and Louis will take care of him. You come with me. We can talk in the office. Okay. Clem, shh. You just try to rest, okay? We're gonna fix you right up. Clem! Che c'è? Che c'è? Dimmi. AJ, listen to Ruby, okay? She'll look after you. Come on, what do we do when we're scared? When fear starts to get the upper hand, respiriamo. We breathe. We breathe in. Hold it in. Okay. I'm good now. Clementine, please. We need to talk. Vuoi spiegare perché alla fine mi avete dovuto cacciare? Ci avete dovuto cacciare per forza?
Perché se Eiji è in queste condizioni adesso è per questo motivo. What happened out in the woods? I saw they had you pinned and I... Shit, I got so crazy. When I heard you call for help, I didn't even think. I just let go of the arrow. I wasn't even sure if I'd hit her. And then Luis got shot six inches over. We'd be digging another grave. I really thought you were dead, Clem. It's just everything is so fucked right now. È bello rivederti. You know? It's really good to see you again. It's good to see you too. Just wish Mitch and the others felt the same. Yeah. Luis and I told them what happened in the woods. That woman who attacked you, Lily. So you do know her. We were wondering. Who the hell is she? I mean, I know you're not like with her group, but the others don't like the coincidence. Her showing up right after you? I mean, she's horrible. She always has been. Her dad was a racist asshole, and she defended everything he did. Great. As if we didn't have more than enough dickheads already. Infatti. She murdered someone in our group, gunned them down during an argument. Carly was her name. She refused to let Lily push her around. It was right at the start. I haven't seen Lily since. I believe you. Meno male. But there's something else. Willie said someone was with you at the gates. James. C'era. He saved me and AJ. Let us stay in his camp for the night. But why did you bring him here? You led him right to us. I mean, he's a stranger, Clem. Running into those two in the woods, it proved we can't trust anybody. You don't have to worry about James. We can trust him. Willie said he was wearing, I don't know, animal skins or something. He was wearing walker skin. That's how he gets past herds. He can guide them too. Wow. Okay. I wouldn't have brought him here if I thought he was a threat. It's not that I don't trust you. I'm just worried about the others and what they might do. They didn't even get a chance to mourn Brody and Marlin before these child-snatching assholes showed up. And then you two come back after we thought you were dead. Now they're confused, and no one knows how to feel about AJ. Violet, AJ is the least of their worries. I know, but everything is such a mess. They're scared and angry, and they're looking for someone to blame. I mean, they kicked you out. How am I supposed to make them change their minds about you? It was decided, 5-3 against. I know it feels like it shouldn't matter, but they were afraid of you. Both of you. You don't have to. Let me convince them. James told me what Lily and Abel will do next. He said they'll get more people and guns and come attack us. Take everyone here. How the hell would he know? He's watched them for a while. They're at war with another community. They take people to fight for them. Is that what happened to Minnie and Sophie? They turn them into soldiers? Yeah, it'll happen to us too, if we don't stop them. Minnie didn't even like killing walkers. Adesso pensare al passato è inutile. Bisogna pensare al presente. Look at this place. It's a fortress. Ma siamo pochi, eh? With a little work, we could make this place really hard to attack. Do you actually know how to do that? Yeah, I was part of a siege once sorella. In a town called Richmond. Here, let me show you. Si passa al piano A, sperando di non dover passare anche a un piano B. Allora, fortifica i muri. We've got good strong walls. We need to make them hard to climb over, so the raiders have to come in through the gates. We used to keep barbed wire in the greenhouse. Dividi il cortile. The courtyard's pretty wide open, not a lot of cover. We should flip the picnic tables, narrow down the pathways through it, so we'll know which way they're coming. At the very least, it'll give us protection if they get past these walls. Chiaro, come organizzata Clem, è un genio del male. Piazza le trappole negli uffici. This is where we should make our stand. There's only one way in, the front, and then there's the big central staircase. If we rig that path with traps, we can pull back here, luring in our attackers. I like it. Se. E poi che rimane esaminare la serva. You guys don't use the greenhouse anymore, do you? No, we used to. Then we lost someone out there. Walkers overran the place and Marlin wouldn't let us go back. Safe zone. We need to get that barbed wire so they can't climb the walls.
I'll go. Mm. Are you sure? It's gonna be swarming with walkers by now. Okay, what the hell's going on? Well, he told me she was back, but I was like, no way. Violet wouldn't just go against what we all decided. Shh. Would you keep it down? The little boy is asleep. Devi calmarti, amico. His fever's already going down, Clem. He's gonna be okay. Grazie. Great. We're just giving them our medicine, too? Mitch, those people who shot Louis, they're arming up to attack the school. We need Clem's help. Like hell we do. For all we know, she's one of them. She's not. If you saw their leader's boot on Clem's neck, hanno ferito AJ, idiota. Use your head, Mitch. You saw AJ on your way in. If I was with the Raiders, why would they have hurt him like that? How do I know? Maybe he shot one of their friends. Mitch! Non fa ridere. Per niente. Vedi, cambierà atteggiamento, to find barbed wire and anything else she thinks we need for the fight, and you're going to help her. No, I'm not. Yes, you are. It's too dangerous for her to go by herself, and you're good in a fight. I can go too. Bene. You know, to keep the peace. Fuck, Vi. Since when are you the one making the calls? Oh, tieni giù le mani, eh? Since no one else stepped the fuck up. These two will meet you at the gate, and you can head to the greenhouse once I've explained the situation. Okay. Minchia, c'è tensione ancora, ragazzi, eh? See you there. Dobbiamo cercare di fargli cambiare idea. I'm so sorry, little dude. Please be okay. Perché non parli con me, Louis? Dimmi qualcosa. Forse è un po' dispiaciuto. Dovrà cambiare questa situazione, ragazzi. Se siamo tornati qua alla scuola significa che magari qua possiamo restare. Però non so come andranno le cose d'ora in avanti. Guess I didn't realize how long it's been. How much it's changed. Attenzione. Nah, this ain't budging. You gonna stand there sulking all day? You gonna do something useful? Well, we need that barbed wire. There must be another way in. Forza, Mitch, dai. Boh, magari Mitch lo sa. Gli oggetti collezionabili sono sparsi nel mondo di gioco. Possiamo parlare con Ruby. Are you okay? It's been so long since I was here. I used to love this place. But it's so overgrown. I'll be fine. Let's just find a way in. Il teschio di cinghiale. Wow! È un collezionabile. Wild boar. Figata. Not too many in these parts. But they were more common where I grew up. I used to hunt them with my old man when I was little. They make terrible noises when they die. Sì? I like it. Cavolo. It'll look good on my wall. bel modo di decorare la propria stanza, eh? AJ ama i teschi. Ah, ok, allora sì. Vediamo un po', ragazzi, che cosa ha da dirci Mitch. What do you want? Nothing. You're only here because we're desperate, you know, so don't get comfy. If we survive these raiders, you and I are gonna have words. Let's survive first. Picchiarmi. È ancora scorbutico, ragazzi. Prima che gli possa passare l'arrabbiatura, mi sa che ne passa, eh. Allora, Mitch comunque non ci ha detto niente. Esaminiamo il vetro appannato. I can't see shit. There's too much condensation on the inside. Condensation? That's a big word for you. Shut up. Beh, sta scala potremmo usarla. Adesso che ci faccio caso, appunto, è una scala, ragazzi. Se qualcuno mi potesse spingere fino a lì, sali la scala. That window. Mi sa che è l'unica cosa. I bet we can get in there. Good spot. Mitch, come here and give me a boost. Wait. Make her go first. We send the one we don't mind losing. That's an ugly thing to say. I'll go first. Vado, I don't mind. Io. Va. Figured you'd fight it. Thanks. Cerchiamo di rendere le cose meno tese.
Otherwise, we'll come as soon as you give the all clear. Okay. Guess we'll know when the door opens. Eccoci qua. Ci siamo? Madonna, c'ho paurissima, sinceramente parlando, ragazzi, perché non so cosa ci sia qua dentro. Ciao, amore. Allora. Era lì che si faceva una siesta. Oh, merda. Oh, oh. Più o meno. Trovo un'arma. E qua, porca vacca. Oh, merda. Piano, 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 piano. C'è il dritto in faccia. Lurido schifoso. Sì, sì, non gridare. Oh, oh, oh. Guarda, quanti ce ne stanno? Prima non farti circondare! Perché mi si è bloccato, ragazzi! Non mi funziona, ma perché? Mi si è bloccato proprio nel momento più opportuno. Sì, sì. Merda! Mi sta arrivando un altro! Mi sta arrivando un altro! È bello quando funziona il pad. Calma, calma. Sto arrivando. Minchia, però la porta è chiusa dall'interno. Com'è possibile? Ta-da! Fresco al limone. Tutto pulito, ragazzi. State tranquilli, ci ho pensato. Vabbè. Io. Quindi la tua presenza è un po' inutile. Cioè, sei venuto qua per combattere, però vabbè, oh, dai. Look. Wild ginger. Eastern prickly pear, Jerusalem artichoke. False Solomon seal. E cosa serve? Let's find that barbed wire and anything else that might be useful. Già. Bene. Non ci resta che cercare il filo spinato. Non ci resta che raccogliere il fungo. Magari sono commestibili. Infatti. Hai ottenuto un fungo. Uno ne ha preso. Ce n'erano diversi, ne ha preso uno. Guarda dentro l'orto. Magari c'è qualcosa. No? Sì? Found something? Può essere utile? Maybe useful. Bene, perfetto. Tutto quello che può essere utile, mi raccomando. Ok, gli oggetti accomunati sono sempre utili. Qua c'è pure un piede di porco, ragazzi. Incredibile. Pure questo te lo metti dentro la tasca. Puoi aprire un armadietto bloccato. Perfetto. Prima di andare ad aprire gli armadietti, perché di sicuro il filo spinato lì dentro. Guarda le cesoie. Pure queste possono essere utili. Yes, dibs. Sì. Prendile pure. Ficcatele pure tu nel taschino. Cos'altro abbiamo qui? Vorrei parlare con lui. Vediamo che ci dice. Did you find anything? What do you think? Okay, just asking. You know, the barbed wire idea is smart, I'll give you that. Those assholes try and climb our walls, they'll tear their guts out. Sì. I kind of like to see that. Ma magari lo vedrai, non preoccuparti. In questo mondo si può vedere di tutto, te lo posso assicurare. Perfetto, portiamo l'armadietto perché di sicuro il filo è qua dentro. Ecco fatto. Tac. E rullo di tamburi. Trurup. Eccolo là. Barbed wire. A lot of it too. Minchia, quanto ce n'è. Hey, we can use these. For what? We can make bombs out of these. Ah, sì? Are you serious? Totally. It's the kind of stuff I made back home. Minchia, quello fertilizzato. That's why he's a troubled youth. Guilty. I just need some propane and something to create a spark. And we'll have ourselves a nice little homemade explosive. Bene, questo è interessante, caro Mitch. Molto interessante. Voglio vedere come portiamo tre rotolazzi di filo spinato e tipo due sacchi da 10 kg l'uno di fertilizzante da soli fino alla scuola, ma fa niente. Oddio, questa porta qua. Ah, lui ci ha detto che cercava propano. Qua dice che c'è un laboratorio. Guarda caso. Certo. Help me move this thing. Subito, ci penso io, stai tranquillo. Ecco fatto. Quasi mi schiacci.
Chi c'è là dentro adesso, eh? State pronti, ragazzi. Okay, let's see what's inside. Sì, se c'era uno scaffale davanti, un motivo ci sarà stato, non credete? Oh merda. La concia di madre, aiutatemi ragazzi, aiuto! Oddio, oddio, oddio! Oh! Aiutami! Che schifo! What's going on? You all right? We had a scare, that's all. Mitch, grazie. Grazie per il tuo aiuto. Che? What? Chi è? Who was she? Miss Martin. Our nurse at the school. She stayed. When all the others left. God. She looks. You can barely recognize her. Mi spiace. She's just like all the others. I'm sorry, Ruby. I just wish I could make her look like she used to. One day we came out looking for food. The walkers attacked us. Thought we could fight them off, but there were so many. Miss Martin told us to run, so we did. She taught me how to patch people up. Stitching, local anesthetics, painkillers, fever reducers. I don't think I can take care of her. Would you? I'm sorry. Ok, ragazzi, un momento triste. Are you okay? Yeah. Just need a minute. Come on, guys. Help me find that propane and we can get out of here. Okay, Mitch, l'insensibile. Così ti chiamerò d'ora in avanti. Mitch, l'insensibile. Mi auguro che in fondo tu un minimo di sensibilità ce l'abbia. Allora, trova i componenti della bomba. Qua cosa abbiamo qua sopra? Ugh, looks like piss. È schifo. Not sì, col cavolo. years. Bevilo tu. Abbrevilo tu se c'è il coraggio. Non ho capito. Allora, qua non c'è altro, ragazzi. Qua cosa abbiamo? Mitch, is this useful? Fucking hey. I was hoping there'd be one of those. That's an igniter. We can L'ho use it trovato to create io? A spark. Ah, perfetto. Now we just have to find propane. We can blast those motherfuckers to hell. Certo, lo troveremo subito. Minchia, Ruby è ancora qua, ragazzi. Cioè, purtroppo, raccogli la Dioneo. Oddio, è una pianta carnivora. Ma perché te la... Sta cosa non la capirò mai, ragazzi. Vabbè. Ok, la pianta carnivora l'abbiamo raccolta. Qua cosa dice la lavagna? Formule chimiche. Voglio esplorare prima il circondario. Ah, eccola qua, la bombola di propano. Allora guardiamo prima altre cose. Esamina questo. You find anything? I don't know what this is. Non credo sia quello che ci serve, anche perché la bombola di propano è proprio lì. Quindi esaminiamo anche questa. E de che sa, de merda, che schifo. Parliamo con Ruby di nuovo. Ms. Martin meant a lot to you, huh? She was the only one who stayed. She saw us for what we were. Bunch of kids who no one wanted. She loved us when nobody else did. Like, really loved us. Yeah, I've known people like that. I guess everyone has. Prendiamo sta benedetta bombola di propano. Vediamo un po' poi che succede. Let's hope there's gas in it. Tira, tira, tira. Beh, se è pesante di regola sì. Mitch! Yeah, perfect. Here,
Prendila tu, per favore, perché io non ce la faccio. Forza, forza. Oh. Good find. Now we have everything we need. Perfetto. We should get back and tell the others. We have to bury Ms. Martin first. Ma okay. Bury her? Why bother? It's a walker. Help me drag it out back. We can burn it. No. Ms. Martin's the reason we're all alive. And? She deserves a proper burial here. Next to the greenhouse she loved. That way the others won't have to see her like this. She's been dead for years. Okay, I'll help you bury her. It's the right thing to do for someone you cared about. Yeah. Thank you so much. Scusa, it's not amici, a her. It's a walker. Sì, ma quello che Fine, è stato whatever. Importante. I'm not wasting my energy on that thing. Minchia. Mitch l'insensibile. Siamo d'accordo su questo. Bene. I'll put a stone in the graveyard. Back at the school. But Ms. Martin loved this place. She'll be happy here. Sicuro. I'll make sure everyone knows you helped me. That you've got a good heart under all that muck. Hey. Beh, magari mette una buona parola con gli altri ragazzi. Bene. Bene, bene. Dobbiamo cercare di migliorare i nostri rapporti Hopefully. Il più possibile. Lily and her people won't be able to climb the walls. They'll have to come through the gates. We can plan for that. Straight into a fiery explosion of death. Assholes won't know what hit them. È andata bene così. Ah. Eccoci qua. Quella che potremmo definire la nostra camera ci è stata restituita. Ehi. Hey. Brought you these. I noticed his shirt got messed up when, you know. Where did you get those? They were tens back when he got here. Should be about AJ's size. How's he doing? Better. His fever's down. Thank you for carrying him in. No problem. So we've got a greenhouse again. And bombs. Mm-hmm. Mitch's idea. I figured. Violet says we'll start getting this place ready in the morning. Good. They all seem okay with letting you stay. Davvero? For now, anyway. Okay. While we get ready to fight. Yeah, I'm glad. All I've wanted is for them to forgive us. I said they're fine with you being here, at least till the raiders are gone. That doesn't mean they all like you again. Ah, bene. Everyone else is okay with us staying. What about you? It's fine. Well, he gets better. And after that? I don't know, Clementine. Clem? Hey, kiddo. How do you feel? Better. Still hurts. I know. Hi, Louis. Hey, little dude. I missed you. Oh. Are we friends again? Yeah. Just get some sleep, okay? Sì, però non gli hai risposto. Louis? Non volevamo ferire. I'm sorry that you're hurting and it's our fault. It wasn't all you. Marlin, he... Forget it. I should go. I'm not mad at him anymore. Are you? He helped carry me. And he was by my bunk when Ruby gave me stuff. AJ, I was never mad at him. I understand why he acted that way. Why he wanted us gone. Appunto. Me too. Let's get a look at the shirts Louis brought you. Then we'll sleep. It's been a long day. Yeah. James was nice. But I don't like sleeping on the ground. Me neither. A nessuno piace, direi. Bene, guardiamo un attimo queste magliette. La maglietta di Disco Broccolo, la maglietta di Cane Scienziato, la divisa sportiva. Secondo me è questa che gli piacerebbe più. Hey, this one's pretty cool. Looks like Marlin's jacket. Ah.
Yeah, but it would still look good on you. Bene, vabbè, ma se non è convinto, questa invece è la maglietta di cane scienziato. Looks like Tin's boots. Oh yeah, I think it's the same character. Cool. Ah, bene, gli è piaciuta. E quest'altra? Hey, look, it's Disco Broccoli and his friend. I wish you could have seen this cartoon. Me too. Vabbè, sembrava abbastanza entusiasta di questo di Disco Broccolo, però di questa ha detto bella, quindi direi che gli diamo questa. This one will work. You can put it on when you feel better, okay? Yeah. Time for sleep. I can't sleep with the light. I'll blow it out in a second. Bene, ah, aspettate, noi avevamo preso il teschio di cinghiale, magari posso appenderlo. Ecco, sistema il teschio di cinghiale. Minchia, pesava un po', portarselo appresso ancora così. Sistema il fungo. Perfetto. Non lo so. Dove l'hai trovato il vaso con tanto di terra all'interno? Vabbè, fa niente. Sistema la Dionea. Stiamo arredando pure la camera, ragazzi. Incredibile. Perfetto, non credo che ci sia altro che possiamo fare, per cui vai a dormire. Sleep tight. Don't let a walker bite. And if it tries, bang. Bene. È giorno già? Minchia. Oh, dov'è il mio cappello, zio? Ah, ancora lì, minchia. Non lo vedevo. Direi che è il caso di pianificare bene quello che si deve fare, eh? Forza, Clem, ne sei capace. C'è due palle come due cubi. Oh. E che caspita. Il passare dei giorni e delle notti. Si è cambiato la maglietta. Minchia. Due settimane dopo, perché si vede così grosso? Vabbè, come non detto. Minchia, sono passate due settimane, porca vacca. Va bene, forse siamo abbastanza pronti, io mi auguro di sì. Ok. Vabbè, direi che il prossimo episodio incomincerà alla grande, ragazzi, perché mi ha appena salvato la partita, per cui direi di interrompere qua questo video. Grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!